Signore e signori, vorrei parlarvi della tormentosa storia del povero torrente, che Orco è nominato e ora è assai seccato. I personaggi. Ecco il torrente Orco. In persona. Altri personaggi. Il salmerino boccheggiante. Parte molto interessata alla vicenda. E i due cercatori d'oro. Anche loro molto interessati. Già, ma solo agli aspetti economici della faccenda. Ah, poi scusate, non mi sono presentata. Io sono la saggia volpe, che parla a nome del Comitato Acqua Pubblica. Ed ecco in azione il nostro amico, il genio della valle, il torrente Orco. Son qua! Dalle dentate scintillanti vette, ove salta il camoscio e tuona la valanga. Modestamente, ma qui, voilà, un paradiso, proprio un vero gran paradiso. E nasco forte, rapido, gagliardo. Beh, vabbè, me ne vado allegramente, bello, fresco e pulito, al piano, perché è vero che sono un po' fluido, ma io il mio ideale ce l'ho. Mica sono senza testa, eh? È il mio dovere, io lo so. Primo, dar da bere agli assetati. E non sono razzista, no, no, non faccio differenze, uomini, bestie, piante, che poi sono le mie preferite. Stanno lì, non sporcano, non pescano, non rivoltano le pietre per cercare l'oro. Già, l'oro vero, mica si scherza. Insomma, me ne vado di fretta che le ore del mattino hanno l'orco in bocca, e invece no. Non è così. Eh no, la generosità del povero orco viene duramente messa alla prova. Corre l'anno 1925. Setaccio qui, setaccio là, l'oro forse c'è, ma dove sarà? Setaccio solo, acqua fresca! Ma! E se la ricchezza fosse questa? Proprio così. L'acqua è ricchezza, lo dicono anche i libri di scuola. L'Italia è povera di carbone e petrolio, ma possiede il carbone bianco. Boia Faus! E sto carbone sarei io! La semestè! La semestè! E no, caro orco, devi adattarti, fermare la tua corsa e riempire questi invasi. Serve la tua acqua per far andare le centrali. Si comincia nel 1935, diga del lago di Ceresole. Ci servono 34 milioni di metri cubi. Nel 1938 ecco la diga del lago Agnel, 23 milioni di metri cubi. Nel 1951 si aggiunge il lago Serrù, 15 milioni di metri cubi. Però ragazzi, irriga qua, irriga là, riempi i bacini, riempi i tubi dell'acquedotto che la gente ha sete, si esagera! E ai miei amici pesci, chi ci pensa, eh? Qui si illustrano i progetti umani a carico del solito buon orco. Rubinetti per tutti! Acqua fresca, limpida, depurata, disponibilità illimitata! Tubi rotti con la Brodi, che mi importa, l'acqua va! Faccio altri tubi, che mai sarà? Nei miei progetti c'è un nuovo acquedotto. Porterà l'acqua di sopra e di sotto. Illimitata? Il cervello, vi siete bevuti? Non c'è senso in questa pensata. La natura va rispettata. Oh!
I prelievi da sorgenti e pozzi con cui oggi si alimenta la rete idrica della zona saranno mantenuti e il nuovo prelievo per il nuovo acquedotto si andrà ad aggiungere a quelli esistenti. Ma perché? Ma è possibile che l'acqua non vi basti mai? Caro il mio pesce, siccome le reti locali son colabrodi, il 35% dell'acqua prelevata dall'orco verrà dispersa. Un insulto per un torrente che già oggi è in sofferenza, perché spremuto letteralmente fino all'ultima goccia per alimentare gli impianti di produzione di energia elettrica e i grandi consorzi di irrigazione. E c'è di più. Pensa che la dimensione dell'acquedotto è stata stabilita su dati del 2006. Da allora ne sono successe di cose. Una delle tante è che i consumi sono diminuiti. Serve meno acqua, non di più. Ma che ce ne faremo dell'acqua in più che toglieremo all'orco? Chi e quando questi conti si è fatto, a mio parere è stato un po' matto. Prendere acqua più di quella che serve e non badare ad avere riserve. Mi riducete a un ruscello infangato. Non è per questo che io sono nato. Sul dare energia non ho lesinato. Non ho più forze per questo e per quello. Verrò a mancare qua sul più bello. Bisce, rospi, trote, ranocchi, amici miei, aprite gli occhi. Mi manca l'acqua, io già boccheggio. Perdiam la vita in questo maneggio. Il nuovo acquedotto toglierà acqua alle centraline idroelettriche di Iren. Secondo la legge, la produzione di acqua per consumo umano è prioritaria. Questo vuol dire che se lo scopo è dissetare i cittadini, puoi anche pestare un po' i piedi a qualcuno senza doverne pagare le spese. Se ci pensate, è una misura di buonsenso che dà priorità alla vita. In realtà Smart, con le nostre bollette, rimborserà a Iren la mancata produzione di energia elettrica fino al rinnovo della concessione. Perché l'acqua è un diritto umano solo se non intralcia i profitti. Il profitto viene prima di tutto. Il torrente è sempre più magro, il nostro mondo è sempre più agro. Il cittadino nella tariffa pagherà tutto di raffa o di riffa. Come finirà? Noi ci facciamo i nostri affari, facciamo commercio dei beni più rari. Se stiamo zitti nessuno saprà se poi l'ambiente si rovinerà. Sì, miei cari. L'articolo 17 della convenzione tra SMAT, IREN ed enti pubblici tiene tutto segreto. Non si potranno avere dati e informazioni sui rimborsi, sui dati finanziari e tecnici. Persino il bilancio idrico precario dell'orco e la quantità d'acqua che gli sarà sottratta saranno segreti. Poveri noi! Come rappresentante dell'ecosistema dell'orco vedo un futuro molto troppo asciutto. Eppure, la vera grande opera di cui ha bisogno la Valle Orco è la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche esistenti, per ridurre le perdite anche solo del 10%. Eh sì, produrrebbe notevoli investimenti e soprattutto occupazione locale. Certo, non è funzionale ai grandi appalti multimilionari, dove ce n'è per tutti tranne che per gli abitanti della valle. Non ci stancheremo di ricordare ai nostri amministratori locali che un massiccio piano di sostituzione delle vecchie tubature comunali è la prima grande opera da mettere subito in atto, se veramente la preoccupazione è quella di preservare l'acqua per la prossima generazione. L'acqua è di tutti, non sprecarla. Non inquinarla. Condividila, ne siamo i custodi, non i padroni. Il torrente è vita, lasciatemi vivere.